tutte le classi. Questo progetto è un risultato ottimo anche per le classi elementari, le classi di istruzione secondaria di primo e di secondo grado. Per l'università facciamo qualcosa di più specifico, più mirato, più spesso, più eventualmente su argomenti più particolari. Però tutte le classi, dalle elementari agli istituti di istruzione secondaria, sono risultati avere un grosso vantaggio. Tra l'altro l'adesione è sotto gli occhi di tutti. Le faccio solo un esempio. Al progetto Inventiamo una moneta, che è adesso alla terza edizione, ecco, nelle due passate edizioni hanno partecipato 55 scuole calabresi. Siamo nell'ambito della nazione al terzo quarto posto, ma davanti a regioni come il Piemonte, il Veneto, che hanno ben altra popolazione, non solo scolastica, proprio popolazione anche di residenti. Quindi è stato evidente questa partecipazione della Calabria al voler comprendere e conoscere. E uno degli obiettivi, che poi speriamo si riveli quello vincente, è proprio quello di aiutare la costruzione di capitale sociale. Il capitale sociale è quello della società, è inteso proprio i rapporti proficui dei cittadini che consentono a tutti gli operatori di avere fiducia nel futuro, che consentono le relazioni proficue e sono la vera barriera al degrado, sia quello dovuto alla crisi economica, ma sia quello anche dovuto alla povertà delle strutture e agli attacchi continui alla legalità, che in ogni ambiente, ormai non è più localizzata regionalmente, in ogni ambiente ci sono. Ecco, in ambienti dove le strutture sono povere, dove il capitale umano è più sottile perché non ci sono molti giovani e perché i giovani più validi purtroppo sono costretti forse a prendere altre strade, è molto importante avere questo rafforzamento del capitale sociale proprio per far fronte a quello che è uno dei danni maggiori all'economia e alla società, che è l'infiltrazione del crimine organizzato. Noi possiamo pensare a una catena perversa che parte dal crimine organizzato e tramite il riciclaggio arriva all'evasione fiscale, sommerso e corruzione. È una catena circolare purtroppo, non è più una catena a un senso solo, è una catena a doppio senso. Ecco, se noi tramite il nostro contributo, insieme con le forze dell'ordine, insieme con tutte le autorità di governo, riusciamo a spezzare almeno un anello di questa catena, forse il peso stesso della catena la trascinerà giù e forse avremo la prospettiva di avere un paese dove i giovani possono costruire il proprio futuro con gli strumenti che hanno a disposizione.